Si chiama Chennadhyay Tagore. È un condannato all'ergastolo per omicidio, ma la corte ha sospeso la condanna emettendo un decreto di scarcerazione. Eppure, però, costui è rimasto chiuso in una prigione, in una cella per ben 3 anni, in più del dovuto, quindi 3 anni portati via alla vita, perché l'ordine, o meglio, il decreto di scarcerazione allegato nell'email non era stato aperto dal destinatario del provvedimento. La mail in pratica non era stata letta, il documento era stato mandato tramite email dal registro della Corte nel settembre 2020, in quel periodo relativo alle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19, ma le autorità del carcere non hanno dato l'ordine in questione né all'epoca di quando fu emesso, né quando la Corte cercò di seguire il caso il mese successivo. C'è stata una gravissima negligenza, da come si legge sul web, è stato aperto un, diciamo così, è stato un campanello d'allarme che ovviamente ha svegliato solo dopo le autorità della giustizia, ma l'uomo di fatto sta che si è fatto 3 anni di reclusione in carcere in più, senza che dovesse farseli. Una cosa assurda. Bene, allora dovete dire tutto, iscrivetevi, commentate. Ciao.